La locura, René. La sangria, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. O merda, come la chiami tu? Però. Akihiko Koromaru Ken. Ci facciamo di nuovo Ken? Se mi aumenta l'intelligenza, lo faccio volentieri, dai. Andiamo a trovare Ken. Ken, dai. Ken? Cosa stai facendo nella tua stanza chiusa a chiave? Facendo versi in consulti? Ken? Ti stai frullando il barbagallo? So io cosa sta facendo in camera sua, sto zozzone. No! No, mai! No! Cotone, esci da questo corpo! Piano, la frizione, Ken. Ti ho rotto qualcosa? I was just cleaning my room. Sorry, was it too loud? Okay then. Good night. Esplorando il corpo umano. Senpai? Actually, there is something I'd like to talk about. Will you come in? Veramente no, però entrerò. Ma c'è un criceto, Ken! Sorry it's so messy in here. I actually have a favor to ask of you. You see, I got him when I was living with my mom, and he's been with me ever since, so I decided to bring him here. Già mi immagino Mitsuru di notte che gli entra in casa per cambiare il criceto morto. If for some reason I don't make it back here, so could you help look after him if that happens? Va bene. Non accadrà. Of course. But you know, it was the same with my mom. Everything happened so. So please. I can even provide a little something as thanks. Oggi è stato un giorno davvero meraviglioso, ma sono sicura che domani lo sarà ancora di più. Giusto, piccolo mio? Sto cazzo di criceto che è finito nel Tartarus, nella taschina di Kane, ha visto le cose più orribili mai prodotte dal subconscio umano. Se ti fa stare meglio. Le stelle! Le stelle si sono allineate per mettercela al culo. Non me lo ricordavo esattamente così, la strada per Eldorado. Come si chiama? Approvo fortissimo, Ken. Bel nome. You think so? The night he came home with me, we had hamburgers for dinner. So that's. Anyways, Io rispetto la tua thanks privacy, anyway. Kenne, per questo busto, ma facendo valere la mia autorità di leader dell'ESAS del gruppo, entro lo stesso. There's not much time left. Sorry again for the disturbance. It's getting late, so I'm. Actually, can I ask you one more thing? Dimmi. Everyone in this dorm is so kind. They always come up to me for a casual chat. And they treat me like a normal person. Sure, there were plenty of adults who showed concern for me, but I feel like Sì, siamo minorenni e you are quella è la alone. maggiore differenza. And you came to check in on me again today. But why? Why does everyone here care about what happens to me? Perché avevi un punto esclamativo sopra la porta e siccome non ho nient'altro da fare stasera, per non rischiare di buttare momenti, ho detto vabbè, oggi la riempiamo con te. Beh, solo perché non avevo alternativo. Perché so come ci si sente. Your parents. I miei genitori sono criceti, esatto. I'm sorry. I shouldn't have said that. I guess that was a weird question, wasn't it? Sorry, don't mind me. Sicuro, ti ignoro, vai sereno. Maybe. I don't know if I'll be able to fully repay you for your kindness. Okay then. Good night. Notte. Ciao, Ananas. Senpai, I'm really glad.
Tranquillo, so che mi deluderai. Ah, coraggio, non mi serve il coraggio. Un cavaliere votato al coraggio. Luca! Si preoccupano per lo stress. Resta sveglio. Non fuga, ma fuga. Solo cosa può dire? Solo Katia può dirlo. Cosa c'è, professoressa? Non ci sono lezioni oggi pomeriggio. Let's go! Ma non l'abbiamo fatto il festival culturale! Oh no! Ah, però me la ricordo sta scena! Quanto manca per poter uscire con Mitsuru? Dobbiamo portare intelligenza a 6. Mamoru. Kenji, sei simpatico quanto un sassolino nell'uretra. Ciao Corvo Nero. E perché gli piace? Inarrestabile Trapano Gigantus. Wait, hang on. Where's the bubble wrap, Iori? Wrap? Come, man. Bravo, vai a prenderla. Ovviamente. Junpei? More like stupid. More like stupid. Povero Junpei. I'm getting deja vu. Fine. I'll go to the supply room later. It's a real shame. There were so many cool events I was looking forward to. Like this, they said it was going to be open mic, so I was planning on trying it. Oh, really? You? Con Junpei. Me? I'm just messing with you. It was actually Miyamoto. Who, me? Help! Just another joke. Chill out, guys. Non fai ridere, Kenji. Ma no! Meno tempo passo con te, più felice sono. Sentite la cosa del tifone in Giappone, no? Me la ricordavo diversa sta interazione, comunque. Oggi possiamo uscire con Chihiro, Keisuke, Nozomi. Usciamo con Chihiro. E finalmente possiamo fare il rank up. La portiamo all'8, giusto? Portiamo al 9, Chihiro! Let's go! Aspetta però, io dovevo fare qualcosa oggi. Un secondo, Chihiro, non te la prendere, dammi un istante. Missione, dovevamo andare a prendere lo scheletro. Bambola gigante inquietante.
negozio, cioè coso di medicina, immagino. O laboratorio di arte. No, non importa. No, ok. Parola di musica. Parola di scienze. No. Magazzino di economia domestica. Parola di musica. Stanza del... il bagno delle ragazze. Sarà qua dal medico. Entra senza alcun motivo. No. Che cazzo lo recupero? Un manichino da Bruno? No. Se sei in Aremrut con Yuko, Chihiro e Yukari, c'è una scena leggermente diversa, immagino. Dove cazzo lo trovo il manichino da copisteria? Aula di studi sociali? Sarà corridoio aule? Bagno, aula seconda E, consiglio studentesco, sala altoparlanti, aula computer. Terzo piano? No, ci sono due piani alla Gekkokan. Poi, incredibile, la cosa, la... Come si chiama la scuola di Persona 4, la... Vabbè, quella c'aveva tre piani. La Gekkokan, che è a centro città, ne ha solo due. Cazzo lo trovo il manichino da... Ah, forse... La Yasogami High, giusto. Forse da coso? Dal negozio di medicine, farmacia? Ci provo. Vorrei dell'Aujiru. Yagen vintage del negozio di antiquariato. No. Vintage. Un topazio ti serve? Otenta Mitsuyo. Mi serviva per una missione l'Otenta Mitsuyo, giusto? Sono finte, dottor Nefasto. Portami un Oteghine. E un Otenta Mitsuyo. Però non mi fa fare la cosa. Potenzia vento, ghiaccio. Ceri focosi, sveglia, nulla vertigini, furia, angoscia, paura, confusione, malia. Nulla veleno. La lancia benedetta. Ehi, annulla fuoco per Yukari. Ma Yukari è debole a fuoco? Forza più 3, più risposta, belli. Da furia, rigenerazione 1. Gambale per Aegis. Ambiti di comodi con una mascotte carina per Shane. Ok. Cosa ne pensi del nuovo video di Marco? Montato molto bene. Il titolo è erroneo, perché non parla di doppiaggio, parla di adattamento. Però capisco che sarebbe stato molto meno catchy come titolo mettere l'adattamento italiano nella localizzazione italiana è una cosa bella. Quindi metti il doppiaggio italiano è una cosa bella. Su... Ovviamente è un dialogo senza contrappunto e ovviamente è un Marco parla male di cose, quindi... Equipaggiamento? No. Zone? No.
Statistiche. Yukari. Zona. Infatti lei è debole a tuono, mica ad agi. Cazzo, ne frega lei. Va bene, vediamo un attimo da Mitsuru. Metto il crepuscolo. Così le richieste. Potenza bersaglio multiplo. Tessera dipinta. Una bambola usata anche per insegnare. Uno teghine. Vorrei provare della Ojiru. Però mi serve roba. Mi servono dei minerali per recuperare sta cazzata. Intanto vediamo la spada che mi ha dato. Se è meglio di quella che ho io. Mannaia leggendaria. Media probabilità per riflettere attacchi fisici per Shane. Aumenta di un botto. Io crediamo nella mannaia leggendaria. Dice alta probabilità di critico. Io ancora non l'ho vista sta cosa. Va bene. Dice Ogekokan corridoio aule 2. Però mi fa strano che non possa recuperare il manichino. Dove cazzo dovrei andare se no? Mi dici il numero della quest dello scheletro? Sì, certo. Missione 66. Ciro. Ha creato molto duro. Sì, in portable sì. Speriamo che anche qua faccia la sua porca figura, la mannaia. Vediamo un attimo sta missione 66. Portami una bombola gigante inquietante e recatevi al laboratorio del primo piano del liceo. Entrate e riceverete un modello anatomico. Laboratorio del primo piano. Science Lab. Laboratorio di scienze. Ma ce l'avevamo andati. Laboratorio. Ah, avevo sbagliato porta allora. E già che ci siamo, la tessera invece, missione 67. È la 67, giusto? Sì, 67. La tessera splendida. Tu, Mahjong, parlo Red Oak in Port Island Station. Stazione di Port Island. Mahjong Parlor Red Hawk. Sarà qua. Ah, qui, cazzo! A posto, fatto. A me è piaciuto che ci sia stato Merluzzo come ironia, anche se non sono d'accordo su tutto quello che ha detto, tipo la giustificazione dei sottotitoli, che per me è una scemenza, perché se qualcuno dà fastidio non si gode il film e serie, non se la gode. A me piace di guardare in originale che è doppiato, perché in italiano siamo bravissimi a doppiare. Ma il fatto è che non è entrato nello specifico del perché il doppiaggio italiano è il migliore del mondo o non lo è. Il doppiaggio, quindi, per quanto riguarda la presa microfonica, il modo in cui mixiamo, il modo in cui recitiamo, i campi, i portati, noi abbiamo fatto scuola a tutto il resto del mondo. E sì, il doppiaggio italiano, per una serie di motivi che sono lunghi e di cui ho già parlato in tante live, è il migliore del mondo. Lo è. Abbiamo fatto letteralmente scuola internazionalmente su come si doppia un prodotto. Grazie Elizabeth. Lo spazzolone! E poi sull'adattamento è un discorso diverso, molto ampio, e su cui in alcuni casi sono anche d'accordo. La manichil pregiata. Non è che la manichil pregiata ci permette di fare la oteghine. È un discorso molto lungo che non ha senso per me affrontare individualmente. Scam, fondi equipaggiamento, la manichil pregiata, oteghine, no. Nama fatale, operazione causale, malia alta, autora cucagia, discepolo sagage, congelamento medio. Oh, schifo, Ok, ora possiamo uscire con Ciro. Cazzo, vai. Ora possiamo uscire. Mitsuru?
Mitsuro. Non preoccuparti, Mitsuru. Yes, you're right. She'll help us. And if I talk to her, at least I won't have. Shall we head to the student council room then? Yes. Good. You're both here. Sì, ci siamo entrambi. I apologize for the sudden announcement. The reason I called you here is. It's because people are saying I stole money, isn't it? Yes, that's right. First, I'd like to hear from you directly on whether you actually. Senpai. Okay, I can do that. I didn't do it. Well. You believe me? Certo, Mitsuru. Considering all the work you've been doing for the student council, I fully expected it to be nothing but a baseless rumor. Miss President. That said, we can't expect as you have seen, people are openly sullying your reputation because I'll figure something out for the time being. Give me a hand, will you? Claro che sì. I'd like your opinion on how to proceed. You've spent more time with Fushimi. I wish I could handle this right away. You don't have plans tonight, do you? Come to my room when you're available. Non solo. Certo. And I'd prefer you try not to be seen by anyone. Wait, does that mean? Vuol dire che stasera si chiama? Non è vero. You two will be meeting alone? Alone? I'm not sure I understand the problem. If too many people get involved, it could draw unwanted attention. The two of us can handle this, so. No, I can't allow that. Fushimi. All I have to do is clear my name, right? I can do something about it on my own. I'm going to demand an explanation. Wait, Fushimi. I clearly remember what happened that day. You had a bandage on your chin because you cut. I also remember handing the fee money to you directly. Fee money? Give me an explanation right now. I'm so sorry. You're right. It's completely my fault. Oh. Well, Senpai has been. Wait, what? Well, the truth is, I've been meaning to bring it back here, but then I. What? Sono passate tre settimane. Faccia lei. It's just the payment deadline was pushed back, so I kept forgetting to bring it in each day. But I figured I'd get around to it eventually. And well, here we are now. Come sorta che non zuga, però che cazzo. How could you? I know. This is completely my responsibility. Arrivo. I'll make sure to explain everything. I'm sorry for the trouble. So there's the truth. I'm almost more dumbfounded than angry. Sono più deluso che incazzato. How do you even call yourself a teacher? I'm so sorry. It's okay, Miss President. Everyone. Grazie a te, Darv, che sei il 22esimo. Well, that concludes my business here. Let's go, Senpai. Believe I went to the faculty office and said all that? I even said this whole thing is just. Che ti prende? Ciao Dennis, tutto bene, grazie. Come on, can you blame me? È qua. Attenzione. Remember when I said I can't allow that to the student council president? It's just when I thought about you and Miss President being alone in a room together.
even the thought of it. Justice Arcana rank 9. Ma qui mi dispiace. Sono qui per punirti in nome della friendzone. Mi piace lavorare con te, Ciro, però i tuoi sospetti sono fondati. Io ho solo Mitsuru nel cuore, in Persona 3. Oh, cutie patuti, mi spiace. Ti farò un male porco, lo sai, però. Claro. Salve uno Shen che rompe il cuore a tutti. Non è colpa sua se è effortlessly cool. Mental health. Io non sono Darem Root. Cazzo lo devo dire? Sì, e poi la tradivo con Mitsuru e con chissà chi altre. No. Abbiamo fatto una scelta, la si porta avanti. Siamo delle persone con una tempra morale di un certo stampo. Non è che solo perché vediamo l'occasione di poter buttare il nostro augello in qualsiasi pertugio, allora lo facciamo. No! Abbiamo dei valori, li rispettiamo e li portiamo avanti, sia per rispetto del nostro amor proprio, sia per rispetto del nostro prossimo. E che cazzo? Mi avessi detto, Shane, ti va di essere scopamici? No strings attached. Tutto nella serenità. Niente sentimenti coinvolti. Solo perché capiamo che stiamo bene insieme e gli amici possono ogni tanto anche chiavare. Allora un altro discorso, gli dico sì. Ma siccome siamo comunque in Giappone, questa cosa non credo sia estremamente diffusa, non c'è la possibilità e di conseguenza no. Ciao Sidus. No, non andiamo nel tartaro, Ken, tranquillo. Fuka, Koromaru, Shinjiro. Koromaru vuole uscire? Ah, no, vuole che lo spazzoli! Vuole che lo spazzoli, lo spazzoliamo. Spazzoliamo. Ah, una bellissima, bellissima. Bah. Sì, esatto, Dark Tony. Ciao, Chiara. Ok, solo l'oggetto. Ho preso di usando questo ora questo mini remake. A me sta piacendo, cofanetto. Allora, che abbiamo disponibili oggi? Fuka? Fuka. Fuka, hai detto Oshimamoru. Fuka è già al 4. Hidetoshi è all'8.
contando che le attività dei club saltano nel momento in cui ci sono esami o roba del genere, sapete che io oggi chiuderei, cioè porterei al nobile imperatore. Così poi siamo più liberi. Sì, anch'io Ale. Io farei l'aula del consiglio studentesco. Esci in giro lì che aspetta. No, no, ma lui non è lì che aspetta me. Lui è proprio un impiegato comunale che ogni giorno deve stare lì seduto su una cassa d'acqua a essere tosto. No, no, anche... Poi iniziamo anche Bebe, però... Almeno lui lo chiudiamo. Importante che l'hai capito. Esatto. Mi hai detto c'è la faccia da quarantenne. Quanto stress sta a scuola, un botto. Emperor al 9. Don't you dare repeat what I just said to anyone. Che poi Detoshi, secondo Mi Guide di Sto Kaiser, uno dei quattro social link da chiudere in prima ora. Gli altri erano Kenji, Mai e Jazz. In che senso in prima ora? Cioè il prima possibile? Ha senso cercare di chiuderlo quanto prima, perché essendo il suo social link bloccato dietro le attività dei club, e le attività dei club saltano quando ci sono gli esami o roba del genere, e non potendo fare i social link a scuola, ovviamente quando sei in vacanza, ci sta a dare priorità a loro. Noi adesso siamo un po' nella merda perché dobbiamo fare il Fortune Arcana e il Temperance Arcana, che sono entrambe con attività di club. Quindi, insomma, non abbiamo molto tempo. Bella! Le priorità per me adesso sono aprire Yukari, aprire Mitsuru... E poi buttarci sui social link. Presto, oddio. Sono 9 giorni, una settimana e mezza. Ok, Aegis e Ken. Andiamo, andiamo, va. Della nostra Lolita. Qual è Lolita? Ah, di Chidori. No. Quello è il nome collettivo di 4 numeri sacri per la numerologia. Tetractis. Ok. Fatto ciò.
Abbiamo sia Chidori che Fuka. Ciro, non Chidori. Perché Ciro non vuole saperne di fare rank 10? Sì, già portato. Che palle. E buttiamo una giornata nel nulla con Ciro. Mi dà fastidio perdere le giornate. Ma l'ho solo frenzonata. Non è colpa mia. Che dovevo dirle? Sì? Buongiorno. Uè. Ciao Shinji. Allora, oggi possiamo fare cose con Akio, con Shinji e con Junpei. E allora andiamo a magna. Ma non spreco una giornata per il tempio per ottenere lo stesso risultato. Domenica. Pipipipipi. Chi è che mi vuole chiedere di uscire? Ah, adesso vuoi uscire? Andare insieme da qualche parte. Saltare una domenica che tanto... Alla fine le domeniche mi servono soltanto per fare 4 rank di Nozomi, 4 rank di Mamoru, 4 rank di cose. Sono 3 mesi. Qui c'è da fare una scelta. Siamo a settembre. Ottobre, novembre. Il gioco finisce a... gennaio? Ma sapete allora che facciamo così? Facciamo una cosa inusuale. Allora, sistema, riavvolgiamo. Aula seconda F. Usciamo con Fuka. Weekend usciamo con Ciro, perdendoci un rank up di Akinari, ma lo recuperiamo nei weekend successivi. Bisogno di un motivo che mi faccia stare bene. Così guadagniamo note per Ciro questa domenica e non buttiamo una giornata. Cioè, ne buttiamo una, ma la buttiamo diversa. Mi offre del bento, ci sono onigiri con alga marina. C'ho voglia di onigiri adesso, no! Hai fatto un ottimo lavoro. Ma non hai fatto niente. Con le maionese, no, da ora, ma non... And I think the most important thing is the feeling of wanting to make others happy. That might be the reason why I made such good rice balls. Because I was thinking about who was going to eat them. No, sbagliato. Ecco, ho sbagliato. Ero distratto, volevo vedere
c'era un sushi che mi portava degli onigiri. Maledizione. Beh, acceleriamo, tanto lo dobbiamo rifare sto social link. Abbiamo perso due note. Mi hai distratto. Ma tanto è anche tardi. La maledizione del sushi, esatto. E poi non ci sono gli onigiri qua. 15-20 minuti, vai. Via. Bastardi. Con il vostro, con le vostre abilità di suggestione. E che tanto non ho cenato io alla fine. I grissini erano proprio per ovviare. Sì, sì, sì. Arrivano tra 20 minuti, mezz'ora. Ho fatto un ottimo lavoro. Felice di aver aiutato. Dovresti rifarli qualche altra volta. Perfetto. Lascia stare da ora. Uè, Shinji. Cosa abbiamo fatto stasera? Siamo andati a mangiare. Per andare a Londra vi lasciate il frigo vuoto. Sì, non sono andato a fare la spesa. Domenica. Sì, vabbè. Incontrati con Ciro. Non sei mai stata in un arcade? È un segreto, perché io più di 30 anni non ho la patente. Offri un regalo. Cosa abbiamo? Una bambola Jack Frost. A tutti piace Jack Frost. Perfetto. Due note dovrebbero essere più che sufficienti. Lo so, nemmeno io da ora. In più di 10 anni non ho mai avuto sentito il bisogno della macchina. Però è indubbio che ci sono situazioni in cui è meglio averla e non usarla che averne bisogno e non averla la patente. Ti prego sapere. Ancora. Oh no, Pharos. Good evening. No, dovrebbero bastarne due, Dark Tony. Di note. Ce l'abbiamo tutti un calendario, Pharos. You can never be sure what the future holds. Be careful out there. Okay. Stranger danger. If you see something, say something. Okay. We'll meet again. Bella. Ciao ciabatte. Lunes. È la prima volta che gioco a Reload, Phoenix. È la sesta che gioco Persona 3 in generale. No, resta sveglio, ci serve l'intelligenza. Gioppo. Fratello di Wapu. Lezioni finite.
vediamo se c'è Ciro, perché lunedì dovrebbe esserci, no, non c'è, c'è Fuka, c'è Hidetoshi per il rank 10. Hidetoshi, chiudiamo il rank. Wey, ti prego, sì, presto potrei avvicinarmi, let's go. Hidetoshi Odagiri. Non importa che cazzo dico, tanto siamo al rank 9. Che ne pensi per il momento di questo remake? A me sta piacendo. Non penso si possa essere... sarebbe potuto essere tanto meglio. Piccoli dettaglini qua e là sarebbero potuti essere fatti diversamente, ma già, secondo me, questo remake è stato fatto molto bene. De nada. Niente male. Ma tipo il modo di buildare, livellare e personalizzare i persona di Persona 5 ti dava molta più varietà e molta più libertà. Però capisco che magari non volevano snaturare troppo determinati elementi del 3. E per dire, mi sarebbe piaciuto vedere di nuovo l'aggiunta del i rank up con i vari confidanti ti danno determinate abilità o simili, sarebbe stato carino. Abbiamo trovato la ciminiera errante, no. Ah, ecco, ora sì. Accendino nella prova. Certo, con tutti gli accendini che girano, si chiama Pietro. Ne farò tesoro. Il bic verde. Il bic verde acido. Ho sentito alcuni lamentarsi del tartaro rimasto procedurale, ma secondo me sarebbe stato complesso farlo diversamente. A me va benissimo il tartaro procedurale. Come se il memento non fosse procedurale. Emperor rank 10. Odino! Va bene. Uè. Sì, lo so. Un doggo. Mitsuru Junpei Koromaru Shinjiro. Andiamo a mangiare. Perché lui qui vuole vedere i film. Andiamo. Ti prego, sono due note. Ti odio. Ma i film di coro sono documentari, mentre nel sapere. Sì, ma non mi danno una nota di sapere e li ho già visti tutte e tre le volte. Quindi, se prima aveva senso, adesso non ne ha più. Ciro rank up? Ciro rank up. Bisogno di un motivo che mi faccia stare bene. Let's go! E chiudiamo tutto il consiglio studentesco. De nada. Sembra dura. Yes, it is. The student council president mentioned the street fundraiser before. Ever since that business with Mr. Takenozuka got resolved. E di ciò ne avremo un botto prova in Persona 4. Credo in te, Ciro. Vai. Oh, mi spiace. Cosa?
collection of manga short stories by the same artist. Ah, cosa mi stai regalando? I cortili del cuore? I bought it a long time ago and I read it so many times. I'd like this book to be read by all sorts of people too. I'm sure that's much better than me. Could I ask that you be the first of those many readers? Grazie. Manga shoujo. Ok, 8 minuti e arriva il cibo. Yeah. Justice Arcana. Chi era già il rank massimo del Justice? Melchizedek. Howling, grazie per il 53esimo. Bentornato. Well, the student council led a street fundraiser a while back and we were curious about maybe learning more. Of course, I can. Oh, thank you. De nada. I'm sorry I ended up. Ma figurati. Sicura? Non succederà mai più, Ciro. Purtroppo ho un calendario molto fitto.